detto Bottari a Barcellona con l'Igea, chiamiamola ancora Igea, visto che siamo in una fase di possibile cambiamento di denominazione, ma l'Igea è l'Igea, poi a prescindere. Ecco, un progetto che nasce con tante ambizioni, ecco come si è approcciato a questa realtà che immagino conosceva già da prima. No, bene, diciamo che le prime sensazioni sono senz'altro positive. Devo dire, grande entusiasmo, soprattutto da parte della società, e grande voglia di fare bene, di azzerare quello che è il passato e di guardare avanti con buone motivazioni, con grandi motivazioni, con forti motivazioni. E con il giusto entusiasmo, non dimenticando mai che alla fine ciò che paga nel calcio è sempre l'equilibrio. L'equilibrio che si deve avere nei momenti positivi, senza esaltarsi, e nei momenti negativi, perché nell'arco di una stagione ci sono sempre. Almeno l'esperienza mi ha portato a dire questo, e quindi nei momenti negativi che ci sono sempre, bisogna mantenere il timone sempre ben saldo. Sì, infatti la sua presenza, la scelta di avere un direttore sportivo dopo tanti anni qua a Barcellona è anche figlia di una volontà della società di riorganizzarsi anche dal punto di vista proprio strutturale. Diventa anche una forma di, una chiara espressione di volontà di voler lavorare in grande, no? Sì, cercare di mettere una figura all'interno che faccia da filtro tra la società e la squadra, che sia il giusto trade union, che sappia rappresentare al meglio la società e le ambizioni che questa rappresenta. Insomma, comunque, la nuova Igea è sempre un marchio di grandissimo prestigio della nostra provincia, che va tutelato e difeso in un certo modo, e siamo al lavoro per fare questo. Il mister Ferrari è stato, lo possiamo dire, il suo sponsor l'ha voluto fortemente a fianco a lui. State lavorando già per la squadra. Le linee guida di questa fase, chiaramente siamo all'inizio, però sono passaggi importanti. Juniores è anche un po' la colonna portante. Quali sono, non i nomi, chiaramente, perché è difficile farli in questo momento, ma quantomeno l'identikit dei giocatori che state cercando in questo momento. Ma intanto con il mister ci lega, abbiamo un rapporto ormai consolidato, posso dire da 7-8 anni. Non abbiamo mai lavorato insieme, non c'è stata mai l'opportunità. Questa è la prima volta, ma è come se avessimo lavorato insieme già da chissà quanti anni, perché comunque nel corso di un lungo periodo abbiamo avuto modo di verificare più e più volte che le nostre idee di calcio, dei valori e delle linee guida e dei principi sono pressoché identici, e quindi ci è venuto del tutto naturale, provare a fare questa avventura insieme. Sicuramente il mio grazie va a lui, perché mi ha voluto fortemente qua, e ne sono certamente, certamente orgoglioso, e cercherò di ricambiare la fiducia che ha riposto lui in me, ma anche la società comunque. È chiaro, ecco, sul lavoro che state facendo sul mercato, cosa ci può No, in anticipare? questo Ecco. momento, diciamo, già abbiamo incontrato diversi giocatori anche della passata stagione. Stiamo prendendo il momento dove stiamo prendendo appunti per capire con chi possiamo continuare il matrimonio, e poi andare alla ricerca di quei profili per andare a completare l'organico, i profili che ci interessano maggiormente. È chiaro che quando si va, diciamo, a costruire una squadra, il primo pensiero va alla cosiddetta spina dorsale, ma anche al comparto under. Diciamo, ci stiamo guardando in giro a 360 gradi, siamo contenti del lavoro che stiamo facendo, stiamo trovando grande disponibilità, devo dire, da parte di molti ragazzi, che stanno comunque
comunque Sposando il progetto, dimostrando il giusto entusiasmo a indossare questa gloriosa maglia il prossimo anno, e questo ci rende anche, tra virgolette, il lavoro molto più semplice. tra i nomi che si fanno le riconferme c'è quella del capitano Dall'Oglio. Penso che un punto fermo anche sotto il profilo dello spogliatoio, insieme a tanti ragazzi di Beh, Barcellona che ieri hanno con fatto bene. Maurizio la chiacchierata è durata 5 minuti, quindi ci siamo detti due o tre cose importanti, penso che abbiamo, anzi sono sicuro che abbiamo una linea comune. Lui rappresenta un valore aggiunto per lo spogliatoio, ma io sono convinto e consapevole del fatto che lui può rappresentare tanto valore aggiunto anche in campo, Assolutamente. e sarà sicuramente l'uomo sul quale poggeremo le nostre fondamenta anche il prossimo anno. È uno di quei giocatori che l'Igea la sposa a prescindere. Ce l'ha nel sangue, diciamolo. Esattamente, e quindi un giocatore che l'Igea sposa a prescindere non si può non tenere, non dico in debita considerazione, ma in grande considerazione. Quindi Si parte. Maurizio rappresenta sicuramente il caposaldo della nostra idea sul prossimo anno. I giovani, qualche nominativo di quelli che possono restare, ce li può anticipare? No, sicuramente già abbiamo parlato con diversi 2003 dello scorso anno, abbiamo avuto grande disponibilità da parte di tutti. Adesso non vorrei dimenticare qualcuno, però dico i vari Di Fina, Pio Bugalo, Di Gaetano, non vorrei dimenticare qualcuno, però già hanno dimostrato grande entusiasmo, e questo non ci fa che ben sperare per il proseguo. È chiaro, sarà importante trovare la punta che possa capitalizzare il gioco della squadra insieme anche al centrocampo, però l'anno scorso è stato uno degli aspetti che è mancato un po' di più rispetto a tutto il resto. Su quello che è stato l'anno scorso, ti dico, alla fine guardare indietro Non serve. non ci fa bene. Dobbiamo focalizzarci su ciò che ci occorre adesso, lo sappiamo bene. Abbiamo delle discussioni avviate in quel ruolo, e speriamo quanto prima di avere qualche risposta più certa, più concreta, nella speranza di poter regalare comunque un attacco in generale che possa far divertire i tifosi, questo senz'altro. Un'ultima domanda, vi siete dati dei tempi su quando, diciamo, la squadra, almeno nella parte della sua ossatura, dovrà essere completa, ecco, per avere, diciamo, Ma già io consentire al mister di allenare. Il nostro obiettivo, ecco, questo te lo posso dire senz'altro con grande certezza, il nostro obiettivo è quello di arrivare all'inizio della preparazione che, salvo novità dell'ultima ora, dovrebbe essere fissata per il 28 luglio, arrivare all'inizio della preparazione con l'80% almeno della rosa completa. Quello senz'altro, quello è un obiettivo che ci siamo prefigurati e che contiamo di raggiungere. Stiamo procedendo a tappe forzate, a ritmi elevati, e contiamo di raggiungere questo obiettivo. Se poi non ci dovessimo riuscire, pazienza, però è quello che vogliamo fare e pensiamo di riuscirci. Grazie. Prego.